Ciao a tutti e benvenuti, ben ritrovati qui su Facebook. Spero che mi vedete, che mi sentite, che è tutto ok. Se vi va di scrivermi nei commenti, se riuscite a vedermi, a sentirmi, eccoci, in questa diretta, dove vi racconterò un po' come sono nate le nuove risorse digitali sul tema dell'estate, vi darò alcuni suggerimenti, c'è un nuovo video che ho pubblicato anche su YouTube che potete guardarlo, di un gioco ritmico da fare all'aperto, approfittando quindi delle belle giornate. E quindi, insomma, se ci siete, attendiamo giusto qualche altro minuto, vi racconterò quindi un po', di questo kit estate, sull'estate. Come sapete, durante l'anno ho appunto creato dei kit motori, sulle stagioni, per cui sull'inverno, sulla primavera, l'autunno, sul Natale, eccetera. Kit che hanno l'obiettivo di far fare ai nostri bambini, l'età che normalmente tratto è quella compresa tra i 4 e gli 8, 10 anni. Di far fare ai nostri bambini delle esperienze corporee creative. Quindi l'obiettivo è di andare a risvegliare una coscienza e una consapevolezza nel movimento attraverso un'attività che ha l'obiettivo quindi di soprattutto percepire il movimento e quindi realizzare delle esperienze prendendo spunto dai vari elementi che riguardano in questo caso le stagioni e fare quindi un'attività corporea creativa. Questo sia attraverso il canto, la parola cantata, e quindi per ogni stagione ho scritto, così anche per l'estate, una canzoncina che definisco motoria, perché le parole che vado a scegliere nella ideazione della canzoncina vogliono proprio andare in questa direzione, andare ad evocare immagini, suggestioni da trasformare in esperienze di movimento. Ciao Clara, ben arrivata! Quindi vi dicevo la canzoncina che prendendo ispirazione dalle stagioni va appunto a focalizzare l'attenzione su diversi elementi che riguardano ciascuna stagione e in particolare per l'estate vedremo quali sono le cose, gli aspetti sia che riguardano la natura, ma che riguardano gli animali, che riguardano anche gli oggetti che vediamo, che utilizziamo durante questa stagione che hanno appunto ispirato la canzone che ho scritto. Poi dei kit che riguardano le stagioni, vi sono anche le card motorie. Di cosa si tratta? Si tratta di appunto card che trovate nei file digitali, quindi nel file PDF in formato PDF da stampare. Io di solito le stampo in un formato non eccessivamente grande, in A5, in quanto diventano comode da portare dietro, da appunto sfogliare e giocare, da utilizzare per giocare insieme ai nostri bambini che possono sceglierle. E queste card hanno appunto al loro interno una immagine, quindi lavoriamo sull'elemento anche visivo, un'immagine e poi per ogni immagine è associato un suggerimento di azione motoria, un suggerimento, cioè di un'attività di movimento da fare prendendo ispirazione dall'immagine. E quindi sicuramente un'occasione per fare questa esperienza di movimento che vi anticipavo, consapevole, non necessariamente abbiamo bisogno di entrare in competizione, perché è un'esperienza per sentire il nostro corpo muoversi sotto l'immaginazione, impulsi che diamo attraverso la parola cantata, quelli che chiamo input, che attivano quello che mi piace definire dialogo motorio, attraverso immagini, attraverso la parola cantata. Allora, grazie Stefania, grazie Filomena, ci siamo. Vado a condividervi quelle che sono delle piccole slide che ho preparato giusto per avere un po' il canovaccio di quello che mi faceva piacere raccontarvi stasera. Allora, quando pensiamo all'estate, sicuramente pensiamo alle infinite possibilità che ci offre l'aria aperta, giocare all'aria aperta. Finalmente possiamo farlo e quindi approfittiamone. Chi ha seguito anche il webinar che ho realizzato sui giochi di movimento all'aperto, dove ho preparato
circa 100 giochi di movimento da fare all'aperto, ho sottolineato proprio questo, la possibilità di scoprire il proprio corpo stando all'aperto, che necessariamente ha bisogno di creare nuovi adattamenti. Giocare all'aria aperta significa giocare con la luce, con le ombre, significa giocare e percepire anche il suolo che è diverso, che cambia a seconda di dove ci troviamo, se è sabbia, se è il cortile, se è invece semplicemente la terra. E quindi sicuramente alcuni spunti di idee di giochi di movimento da fare all'aria aperta sono tutti quei giochi che possiamo fare entrando in contatto con materiali naturali, quindi approfittarne soprattutto di questo, le foglie, ma anche i sassi, la sabbia, l'acqua e tutto quello che la natura ci offre, l'ambiente marino se siamo al mare, ma anche appunto i numerosi camp estivi che si svolgono durante questo periodo all'aria aperta, nei giardini immersi nella natura, sono davvero delle grandiose occasioni per recuperare questo contatto con il mondo esterno che ci è mancato tanto in questo periodo e di soprattutto attivare una serie di esperienze sensoriali, attivando quindi il corpo, ma anche appunto la mente. Sicuramente stando all'aperto nel periodo estivo abbiamo la possibilità di giocare con anche dei materiali che magari durante l'inverno dimentichiamo o non ci vengono immediatamente in mente quando pensiamo a giochi o attività da fare con i bambini, ad esempio i famosi tubi di spugna da piscina. Avete presente quei tubi che si usano appunto in piscina per appoggiarsi, galleggiare? In questo periodo li troviamo facilmente in qualsiasi negozio, quindi possiamo utilizzarli per fare delle esperienze di movimento. Aiutano molto nell'equilibrio, aiutano molto nella possibilità proprio di giocare, di manipolare anche questo materiale, attivando la forza, i muscoli, e davvero nel webinar che ho presentato, se vi va poi magari di avere delle informazioni più dettagliate, ho preparato una serie di giochi proprio su questo attrezzo. I gonfiabili, gonfiabili non solo da utilizzare in acqua, possiamo anche utilizzarli per fare dei giochi all'aperto, quindi non necessariamente da utilizzare per galleggiare sull'acqua. I frisbee, i palloncini ad acqua, i gessetti per tracciare disegni, percorsi in strada o in cortile, quindi tutte esperienze che vedono la partecipazione diretta dei bambini con sicuramente un grande coinvolgimento e divertimento. Ballare tormentoni, quindi l'attività del ballo e anche la possibilità quindi di ballare quelli che diventano appunto i tormentoni estivi, è un'esperienza importante che aiuterà anche nella acquisizione di una memoria, perché sappiamo come la musica evoca ricordi e sicuramente ballare, quindi anche vivere in maniera intensa quelle che sono le melodie che accompagnano le nostre estati, può essere una grande occasione per i nostri bambini per fare esperienza di movimento e farla anche associandola alla musica. Ma un altro aspetto, i bambini ovviamente non stando a scuola, possiamo dare loro delle comunque occasioni anche per continuare la riflessione, una riflessione che è sicuramente più leggera. E per questo, ad esempio, ho preparato questo file che poi troverete, vi darò il link per scaricarlo gratuitamente, dove fare un piccolo diario delle nostre giornate estive. Sicuramente i bambini un po' più grandicelli, ma quelli più piccolini, con l'aiuto magari dei genitori, possono farlo. Un diario dove andare appunto a riflettere su quello che succede durante le nostre giornate estive, appuntare sensazioni, corporee, parole nuove apprese durante le vacanze, luoghi, persone conosciute. Quindi, ad esempio, in questo file che trovate c'è uno spazio dove inserire le parole nuove che abbiamo imparato, sicuramente vedendo posti nuovi, ma anche semplicemente stando al mare, ci cioè sono dei termini, delle parole che riguardano la spiaggia, il mare, eccetera. Anche i materiali, perché non appuntarsi e riflettere sulle nuove appunto attività sensoriali che abbiamo fatto toccando, utilizzando dei nuovi materiali, dalla sabbia, ma anche appunto dicevamo le pietre, le foglie, persone che ho conosciuto. Se facciamo una nuova esperienza, sicuramente incontreremo nuove persone, non rimanendo a casa e comunque non soltanto vivendo l'ambiente scolastico, magari conosceremo nuovi amici.
luoghi che ho visitato e quindi posti in cui sono stato, che possono anche essere il giardino pubblico della mia città, quindi anche se non mi sono spostato e ho fatto grandi viaggi, ma invitare i nostri bambini a riflettere sull'osservazione dei luoghi in cui sono stati per vivere in maniera intensa i momenti trascorsi durante le vacanze e durante il periodo estivo, che le giornate spesso diventano molto lunghe. Idee e riflessioni, quindi semplicemente invitare i nostri bambini a fare delle piccole riflessioni, cosa che è piaciuto, cosa non è piaciuto, o la possibilità di creare dei nuovi giochi e quindi di organizzare le idee per creare giorno dopo giorno delle nuove attività e fare delle nuove esperienze. Un altro elemento di cui mi piaceva parlare con voi è il fatto che sicuramente in estate abbiamo, rispetto all'attività corporea e al nostro corpo, abbiamo la possibilità di guardare al nostro corpo e di prenderci cura del nostro corpo in una forma nuova. Perché cosa abbiamo, cosa facciamo in particolare d'estate per proprio tener cura del nostro corpo? Usiamo le creme solari per proteggerci dal sole, ma anche il cappello, la maglietta che la mamma ci costringerà ad indossare, sono utili per prenderci cura del nostro corpo, ma anche le bevande dissetanti che ci aiutano a rinfrescarci, sono tutti piccole attività quotidiane di cura per il nostro corpo, che magari è interessante appunto sottolinearle con i nostri bambini per riflettere sul fatto che c'è bisogno di dare cura, di darsi cura. E sicuramente spazio alla noia, sappiamo quanto anche la noia sia foriera di anche attività creativa, quindi annoiamoci ogni tanto ed è bene farlo. Vi parlavo di questo gioco ritmico da fare in cortile che ho preparato, questo gioco che possiamo fare semplicemente disegnando appunto un reticolato sul pavimento, quattro linee parallele che si intersecano e saltellare al ritmo della musica che troverete nel video, fare dei salti, lo possiamo fare sia ognuno stando nel proprio disegno oppure in quattro sullo stesso disegno e il gioco consiste appunto nel saltare, nel muoversi tra le linee che vengono realizzate da questa appunto tracciato. Appunto l'idea di usare i gessetti sul cortile, quindi di tornare un po' anche a giochi che appartengono a forse un periodo per i bambini di oggi troppo lontano, quindi l'idea di riappropriarsi proprio dello spazio esterno, della bellezza di stare all'aperto e di giocare anche seguendo e allenando la ritmicità del movimento. Come vedrete nel video c'è appunto il movimento scandito dal tempo della canzoncina. E riguardo invece l'aspetto anche del racconto, della favola, vi volevo ricordare due favole, due fiabe di Gianni Rodari, che ho trattato anche nello specifico webinar, ma che trovate anche singolarmente nelle pagine, ai link che vi ho indicato, che sono appunto interessanti da leggere e anche da vivere con il corpo in questo periodo estivo. La fiaba Il giovane gambero o La spiaggia di Ostia, molto ovviamente divertenti e che sono caratteristiche, insomma, dello stile di questo autore. Ecco Mirella, ciao! Eccomi Marisa, Valeria. Grazie ragazze per esservi unite a questa diretta, mi fa piacere anche se è solo telematicamente incontrarvi. Sì. Grazie Valeria. Bene, quindi ecco, vi dicevo dei piccoli spunti, delle piccole idee per soffermarsi sulla possibilità di fare comunque delle esperienze corporee anche d'estate e vi vado quindi a presentare il kit che ho preparato. Quindi vi invierò, troverete a breve sulla pagina Facebook il link dove scaricare questo piccolo diario di cui vi ho parlato, quindi la possibilità di dare ai vostri bambini o se organizzate dei campi estivi di utilizzare questa pagina dove andiamo a descrivere le nostre giornate estive, a fare delle piccole riflessioni. Il video che ho preparato su questo gioco ritmico da fare anche in cortile. E poi vi anticipo che sto preparando un video dedicato a tutti i bambini in collaborazione con Spaceli TV,
Ho già realizzato con loro una diretta e appunto presenterò una piccola avventura motoria da fare, appunto da fare insieme ai bambini, dove ci muoveremo seguendo una piccola appunto trama narrativa. Quindi eccoci, grazie, grazie a tutti. Quindi vi dicevo, veniamo al kit, quindi vi ricordo di seguire sia la mia pagina Facebook e vi linkerò appunto il video che pubblicherò in collaborazione con Spesly e il canale YouTube dove trovate anche questo video del gioco ritmico di cui vi parlavo. Riguardo al kit estate, quindi c'è la canzoncina che non vuole essere necessariamente un tormentone, sapete che le canzoni che scrivo hanno sempre un focus sul movimento, sull'esperienza di movimento. Trovate sempre il file che ho realizzato da scaricare, dove c'è appunto il testo della canzoncina e qui per appunto ispirarmi, per farmi ispirare nella creazione della canzone e anche del ritmo, ho lavorato su diversi elementi appunto che riguardano la bella stagione. Quindi sicuramente la spiaggia, quindi tutto quello che succede nella spiaggia, gli spruzzi di acqua, quindi il muoversi sentendoci come dei piccoli spruzzi di acqua, la voglia di giocare all'aria aperta, rimbalzando come le palle, come una palla, le famose e colorate beach ball che colorano le nostre spiagge, ma anche le sensazioni tattili che percepiamo, sicuramente il caldo, sicuramente anche la sabbia che scotta. E quindi la percezione del caldo e l'esigenza, l'importanza che riscopriamo d'estate dell'ombra. C'è ancora il riferimento alle barche che scompaiono all'orizzonte, il riferimento ai gabbiani che volano, quindi la possibilità di fare invece poi un'esperienza di movimento più leggera, più delicata, seguendo il movimento delle onde o quello delle ali di un gabbiano. E poi altri animali che sicuramente ispirano delle azioni motorie sono gli animali marini a partire dai pesci, le meduse con i loro tentacoli, anche questi, anche questa immagine ci porta a un movimento morbido continuato e poi ai granchi che sono nascosti sotto la sabbia. La seconda invece parte della canzoncina ho focalizzato l'attenzione rispetto a quelli che sono altri animali che invece riguardano un altro ambiente, quello che può essere appunto dei campi di grano, quindi il suono delle cicale, le zanzare, le api e i mosconi. E la voglia di far festa e di cantare, quindi questa leggerezza, e quindi questa voglia di divertimento, ma anche il dolce non far niente, cito appunto nella canzone. Quindi, questo ha anche possibilità di annoiarci, appunto, invitare i nostri bambini ad una sana noia durante le vacanze. E quindi il ritornello che diventa ovviamente coinvolgente, questa voglia di vacanza in riva al mare, il sole che scotta sulla pelle, il cielo di notte si riempie di stelle. E quindi questo richiamo sicuramente a tutti quelli che sono gli elementi tipici di questa stagione. Le card invece motorie, come vi dicevo, hanno questa caratteristica di unire un'immagine e un'azione motoria. Per cui, ad esempio, l'immagine è del salvagente e l'azione motoria è galleggiare come un salvagente. Come si sente un salvagente secondo voi? I movimenti del salvagente come sono? Proviamo a riprodurli con il nostro corpo, immaginando proprio di percepire la sensazione di galleggiare stando sull'acqua. Magari le nostre braccia sono poggiate sull'acqua, come appunto il salvagente, e proviamo a sentire proprio il movimento che fanno le braccia sull'acqua, sulla superficie dell'acqua, è un movimento morbido o è un movimento duro? Ecco, attivare tutto questo tipo di anche consapevolezza. Sono 20 card, per ogni card c'è appunto, come vi dicevo, l'immagine e la indicazione dell'azione motoria da fare, che prende ovviamente in base all'immagine, prende
l'elemento motorio che è più utile da interpretare con il corpo. Quindi, ad esempio, della stella marina, l'allungarsi come una stella marina, e quindi aprire le braccia, aprire le nostre gambe, allungare la schiena, percepire questa sensazione di allungamento. Poi c'è il dado, fa parte del kit anche il dado motorio sempre. Si tratta di un dado, in realtà sono due, troverete un unico file da poter stampare in modo da formare due piccoli o grandi dadi, potete variare ovviamente anche le dimensioni. Su un dado ci sono le azioni motorie, saltare, camminare, le azioni motorie di base. Sull'altro dado invece sono rappresentati diversi paesaggi. Con il dado motorio estivo ho voluto ancora una volta lavorare sulla percezione e su come cambia il tipo di movimento, lo stesso movimento, a seconda se lo facciamo in un paesaggio diverso. Quindi correre sulla spiaggia è diverso da correre in montagna o da correre in un campo di grano, e quindi l'idea è proprio quella di lavorare su queste percezioni, su queste sensazioni, con la fantasia, ma se ne abbiamo la possibilità di poi sperimentarle anche nella pratica, e quindi se abbiamo la possibilità di andare in un campo di grano, in piscina, in montagna e di fare delle belle lunghe passeggiate, è sicuramente interessante e importante come esperienza da far fare ai nostri bambini. Allora, io vi ringrazio. Vi aspetto sui siti per l'acquisto. Vi ricordo che c'è la promozione che scade venerdì. Vi invio il link dove trovate la descrizione appunto di tutto il kit, come ci siamo detti. L'accesso è direttamente sulla piattaforma e-learning che contiene i video, contiene i file PDF, quindi vi ricordo che si tratta di risorse digitali da scaricare sul computer e quindi poi da stampare, come ad esempio fatto per le card, il testo della canzone, mentre per il testo della canzone c'è anche il file MP3 che lo potete quindi scaricare, salvare sul computer, metterlo su una pennetta e quindi condividerla con i vostri bambini. Vi ricordo l'appuntamento di Spesly, sto preparando questa avventura motoria, quindi si tratta di un video che realizzerò parlando direttamente con i bambini, mostrando una serie di attività e di movimenti, quindi si tratta di un video che magari potrete anche inviare ai vostri bambini se sono già appunto in vacanza. Vi saluto, vi auguro buone cose, se siete già in vacanza, vi auguro buonissime vacanze, vi ringrazio sempre per la vostra partecipazione e un mega abbraccio. Ciao a tutti!